Da oggi iniziamo, diciamo, continuiamo quel percorso formativo che abbiamo iniziato qualche anno fa in questo collegio. E oggi chiaramente parleremo del ricompilamento, tutte le problematiche intorno a questa materia, questa branca di lavoro che noi siamo abbastanza pratici ed esperti, e quindi ci formeremo ancora di più anche con nuove opportunità, raster che poi il relatore userà dopo. E parola al collega Luciano Piscito che introdurrà l'argomento. Ok, buongiorno a tutti, penso di avermi introdotto. Allora, noi andiamo a parlare oggi di ricompilamenti. Il ricompilamento è uno dei nostri maggiori impegni come professionisti, che anzi ci viene impegnati per la maggior parte, soprattutto per il catastro e topografia. Quindi nel ricompilamento è una delle procedure più spesso viene impegnato il giovane nella sua professione. Dal punto di vista giuridico, l'elemento fondamentale, cioè la normativa fondamentale per i confini, è l'articolo 950 del Codice Civile, il quale dice che quando il confine è da due fronti incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere il confinamento e il giudice, ogni metodo di prova è ammesso, e il giudice, in mancanza di altre prove, si attiene alle mappe catastali. Questo che vuol dire che la funzione della mappa catastale è marginale rispetto alla regolamento dei confini, perché va tenuto in maggior conto quelli che sono poi gli elementi supporto, tipo per termini, per i fabbricati, per i chiuderi, o per i chiuderi o cose del genere. L'altro articolo importante è il 951, anche se non si riferisce specificamente al regolamento dei confini, perché in questo caso il confine è già certo, mancano solo gli elementi per il riguardo sul terreno e quindi si va a posizionare solo semplicemente dei termini. Le mappe, quindi, dalla lettura dell'articolo 950 ne deriva che il catasto italiano non è probatorio, cioè la mappa catastrale non costituisce elemento di prova per andare a ricostruire un confine. In realtà questo tipo di probatorietà era previsto nella legge del 1886 che istituisce il catasto, però poi vedendo che era troppo oneroso per quanto riguarda la formazione delle mappe procedere alla determinazione, cioè ad andare a individuare tutti quei confini che erano già all'epoca un poco incerti, allora fu abbandonato con delle leggi successive. Sul regolamento dei confini, e allora a questo punto il catasto a cosa ci serve noi che andiamo a fare un regolamento dei confini? Nel catasto noi troviamo molti elementi riguardanti della situazione dei confini, cioè è il deposito degli atti pubblici in cui sono riportati vecchi frazionamenti. La legislazione prevedeva anche un altro tipo di atto che era il particellare, che francamente non è stato quasi mai utilizzato, però casomai ci fosse è un elemento importante per una ricompilazione. Allora, se il catasto non è proprio da allora cosa ci serve noi la mappa catastale? Diciamo che è importante perché quando poi un confine effettivamente non ha elementi sul terreno, cioè nel senso è un confine in cui non esistono elementi, allora bisogna per forza riferirsi alla mappa catastale. Nell'azione di confinamento ci sono numerose sentenze, anzi diciamo che è un importante lavoro per tutti i tribunali, in quanto si va
si va spesso in contenzioso tra confinanti. Ho riportato qua solo alcune delle sentenze che secondo me sono più importanti. In questa specificamente si dice che l'AMA ha pagato a stare un elemento sussidiario per il confinamento, però costruisce l'elemento principale sia quando mancano gli elementi sul terreno per andare a fare la rete di confinamento, e sia quando questi sono diventati non attendibili, cioè se il territorio ha subito quei grosse trasformazioni, mi riferisco per esempio ad una frana che quindi ha modificato il terreno, ha modificato anche i termini, allora bisogna andare per forza sulle mappe catastali. Quindi non è più un elemento sussidiario, però diventa un elemento principale. Discorso diverso va fatto per i tipi di frazionamento. I tipi di frazionamento, la giurisprudenza dice che in quanto legati all'atto di trasferimento, quindi al negozio giuridico, sono l'elemento principale per il confinamento. Quindi in questo caso, se ci promettete di non addormentarvi, noi aspettiamo, allora ce lo dico noi. Quindi dicevo, per i frazionamenti, quindi la parte catastale in cui sono depositati, sono importanti per i confinamenti, poiché quindi erano allegati all'atto giuridico, all'atto di trasferimento, all'atto notarile, la giurisprudenza ha detto che non sono più elementi sussidiari, ma sono elemento probante di quello che è il confine. Voi sapete benissimo che prima dell'88, cioè prima delle nuove procedure con Pregevo, il tipo di frazionamento andava allegato all'atto e andava sottoscritto da chi partecipava al nuovo giuridico. Quindi quel tipo di atto, ha detto la giurisprudenza, che è l'elemento principale del regolamento dei confini. Ha detto anche un'altra cosa in questa sentenza del 2006, che quando due frazionamenti hanno interessato la stessa porzione del territorio, prevale quello che è stato redatto prima, in ordine di tempo. E queste erano più o meno la questione dei confini dal punto di vista giuridico. Allora, perché? Quindi, siamo partiti dal fatto che il catasto non è probatorio. Allora, perché geografia della mappa? Diciamo, nella pratica comune, comunque, la geografia viene fatta, cioè chi si occupa di confinamento la fa, e il rilievo topografico e la geografia sono due operazioni che fa comunque per il regime. Poi è logico, se si accorge che c'è qualcosa che non va, approfondisce un poco le indagini per capire se si può attenere o alla mappa o alla situazione di luoghi. Poi è comunque importante geografia la mappa quando bisogna ricostruire dei vecchi frazionamenti. Voi sapete benissimo che i vecchi frazionamenti fatti con allenamenti e squadre sono limitati a una piccola porzione di territorio in cui difficilmente troveremo dei punti di appoggio per un nuovo rilievo. Allora, come si procede in questo caso? Si procede comunque alla geolocalizzazione della mappa. Infatti qua è un esempio, ecco qua. Si procede comunque alla geolocalizzazione della mappa, che voi vedete quella in bianco, quindi con sfondo bianco. Poi, in base al frazionamento, questo è un tipo di frazionamento preso verso l'Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, e quindi partendo dalla geolocalizzazione della mappa si ricostruiscono poi gli allineamenti fatti su quella mappa, e così si procede al riconfinamento. Allora, bisogna anche dire che le mappe sono state fatte nel secolo scorso, quindi sono state disegnate a mano. Vedete che i rilievi, tranne una prima parte importante, cioè il 71% è stato fatto con il rilievo sagrometrico, altre sono state fatte per allineamento squadre, il rilievo agrometrico, con l'ex peturiano oppure vecchie cartografie.
Questo che vuol dire? Che comunque si tratta di una mappa che ha presente degli errori, cioè non è esatto quello che è riportato dal governo. Quindi nell'azione di confinamento va comunque tenuto conto dell'errore della sarebbe impensabile procedere a un riconfinamento con errore e con discordanza tra lo stato dei luoghi e l'attuazione di mappa intorno alla circolare 589, scusate, parlava di quando prevedeva la doppia dimostrazione di frazionamento, prevedeva che discordanze tra la presentazione di mappa e il frazionamento, cioè e le misure prese sul posto, rientrando in 1,5-3 metri, diceva che in realtà le cose stavano bene, quindi non c'era bisogno di alcuna modifica. Questo vi sta a significare che l'azione di confinamento comunque va vista come non un'operazione precisa, cioè non esiste l'esattezza di una ricombinazione catastale. Diciamo che procedendo a un ottimo rilievo sul posto, quindi con la documentazione moderna, a una buona geolocalizzazione della mappa, cioè partendo da dei dati abbastanza precisi, riusciamo a tenere un buon ricombinamento. Se viene a mancare la geolocalizzazione della mappa, e quindi un elemento principale importante nella ricombinazione, sicuramente otterremo risultati non troppo attendibili e sicuramente oggetto di ulteriori controversie. Diciamo il tecnico che va a fare la ricombinazione di confinamento deve preoccuparsi non solo della parte prettamente geometrica, cioè che viene toccato, bisogna anche andare a vedere sul posto, cercare di trovare una mediazione tra i vari contendenti, tra i due confinanti. Cioè è meglio un confinamento fatto trovando un accordo tra le parti, anche se poi se è costruito sul posto un confine che magari le mappe catastali dicevano un'altra cosa. Per quanto riguarda le mappe di impianto, voi sapete benissimo che sono fatte all'inizio del secolo scorso, con tutte quante in cassini Sollner, con delle origini che se non sbaglio sono circa 800 origini catastali. Per quanto riguarda la provincia di Avellino, l'origine è Monte Terminio. Qua vedete in questa slide delle coordinate, tenete presente che probabilmente non sono neanche quelle corrispondenti con l'IGM, di quanto le operazioni di verifica furono fatte nello stesso, di misurazione furono fatte nello stesso periodo, però poi ognuno ha proceduto in modo indipendente ai calcoli per quanto riguarda le triangolazioni, quindi è probabile, io queste cose non le verificare, che effettivamente forse guardando poi le carte dell'IGM ci si trovano a coordinate diverse. Per quanto riguarda poi le mappe di impianto, in una recente seminario fatto a Ancona, per quanto riguarda quella della provincia di Avellino, che non ha le mappe di impianto scannerizzate, quindi in formato immagine, l'Agenzia delle Entrate, ex Agenzia del Territorio, ha previsto un bando per la loro acquisizione. Il bando è uscito sul sito Consip ad aprile di quest'anno, quindi in corso di esecuzione. Loro stanno facendo tutta questa operazione perché si sono resi conto che con il tempo le mappe hanno perso di precisione, soprattutto per quanto riguarda l'unione dei fogli. Infatti se oggi si prova a fare una stampa del Wedis con il foglio contiguo, ci si accorge che c'è una bella differenza di sovrapposizione.
quindi lei non si è sbagliato. No, ma infatti loro questo è la calibrazione delle mappe. Sì, ma loro stanno facendo proprio questo, hanno previsto nel bando di l'acquisizione e la geolocalizzazione delle mappe di impianto per tentare di recuperare il contorno delle mappe. Poi questa operazione è anche propedeutica perché stanno facendo tutta la trasformazione da Cassini Soldner in Roma 40 c'è cioè Gauss Poaga, però sembra che ultimamente stiano passando addirittura ETRS del Milan, in modo da avere il territorio nazionale con un unico riferimento di topografico e quindi perfettamente risolvibile con le altre cartografie, quindi le fotometrie, piani regolatori. Quando io lo consultai quando sì. Mi chiede, e diciamo che Arezzo già è andata in esecuzione. No, il bando è ancora in corso. Perché a me risulta, io non trovo il catasto, sì. A chiedere ai dirigenti se diciamo, questa operazione di standardizzazione era cominciata, nessuno sapeva niente. E no, perché il bando arriva da proprio l'estero, cioè l'esistenza. Ah, però, no, basta andare sul sito Conte questi trovano. Vengo per il catasto. E ma il catasto, nel momento che quello il bando è ancora in corso di esecuzione, cioè non si sa neanche chi si aggiudica il lotto, che sono due lotti, lotto è la cosa che vedremo. Allora loro hanno vinto il bando, hanno previsto l'acquisizione in, se non sbaglio, in uno dei due lotti da 36 mesi, l'altro non mi ricordo. Quindi, immaginate che il bando è ancora in corso di esecuzione, quindi sarà una cosa che si realizzerà tra 3 o 4 anni. Sì, il collegio, quello che so, ci aveva provato prima a fare l'acquisizione, però adesso attualmente sono bloccati proprio per questa situazione, quindi oggi anche volendo non sono delle sollecitare la cosa, perché io vedo che a nord giustamente si parlava che a nord è più attiva, sì, no, infatti, no, perché chi la funziona e quando vai. Non solo al nord, cioè attenzione, questa è una. No, Salerno l'ha fatto. Oggi forse sarete un 10-15 collegi in Italia che non ci avete ancora le mappe. Il resto dell'Italia ha tutte le mappe di un piano. Un tempo fa, dovevamo fare la scansione delle mappe del Giai e poi non andò in porto la cosa. Ma è un problema di costo, il problema di costo se ne era posto già, sì. Stiamo parlando di 10 anni fa, sì, non però il problema è i costi erano però per quanto non è la situazione un po' più articolata perché all'inizio 50.000 i costi per fare i 2.500 non mi ricordo erano parecchi la scansione dei 2.500 pagine di mappa di Avellini. Non ce la fai a 50.000 no, perché tu quando hai acquisito l'immagine raster tu hai un file pesante con quale software lo gestisci, tu lo devi pure pulire, devi eliminare il rumore, devi eliminare il gerino sul file. Allora, quello che hanno fatto le altre province da quello che sto io è solo l'acquisizione dell'immagine, la geolocalizzazione non è forte. Sì, non sì, ma l'acquisizione dell'immagine serve a ben poco perché tu comunque hai un file, no, un file, un file enorme che non lo gestisci con nessun software. Ci devi lavorare dietro sul software. Perdonate, ma non è esattamente così la cosa. Poi piano piano allora, ci arriviamo. Allora, l'acquisizione delle mappe è la parte fondamentale, perché noi cioè, per fare un riconfinamento non ci interessa avere la mappa in coordinate di Cassini Soldner. Certo, se ce l'abbiamo è una buona cosa, però possiamo farci il nostro sistema locale e fare comunque il riconfinamento. Quindi avere una mappa di partenza che sia buona, io ritengo buona quando è stata acquisita con un certo valore di DPI, è stata acquisita con uno scanner piano, non a trascinamento, perché quelli a trascinamento poi vanno a deformare il foglio nella direzione di trascinamento appunto. Quindi già avere un buon foglio per noi è importante, cioè sarebbe stata una cosa. Ma noi siamo già a fermarsi a questo già di farcelo un buon foglio oggi, una oggi siamo già in grado di farcelo un buon foglio oggi. Sì. No, vabbè, ma stai parlando di documenti che non sono a tua disposizione, quello è il problema. Cioè fondamentalmente le mappe di impianto sono marcite per 60-70 anni in zone dove solo qualcuno poteva entrare, finora è entrato qualche amico dell'amico, è entrato con lo scalimetro in tasca, questo è la difficoltà. Che per reperire la mappa di impianto non necessariamente bisogna andare al catasto, basta andare all'archivio di Stato, fanno la stessa mappa di impianto. No, 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 no,
sono leggermente diverse. Sono in carta forte, indeformabile. Però, per esempio, mi sono trovato io a chiedere per. Non ci sono tutti i comuni, questo è il problema. L'ex distretto di Sant'Angelo Lombardi non c'è. Il problema è che non ci sono tutti i comuni. Hai detto niente. Scusa, la cosa, ma che sono state fatte le mappe in modo del cadastro digitalizzate? Tutte le mappe vecchie che stanno nelle archivi sono tutte quando scannerizzate. Aspetta, non sto parlando degli estratti di mappe. No, no, no. Stai parlando degli estratti di mappe. No, no, sì, esatto, ma non sono le mappe di impianti originali che sono. Allora, quelle mappe sono mappe dovente. Hanno dei limiti di lettore che sono abbastanza alti. Però devi sapere come correggere, qui non serve la mappa in piano, è tutta una mappa in buono stato per capire come correggere poi il bisogna margine da una base abbastanza precisa e non tagliata. Allora io ho molto qua, vi ringrazio, passo la parola. Grazie Luciano, adesso passo la parola al relatore, al direttore tecnico della Jack Software, Enrico Di Villa. Grazie. Buongiorno, io cercherò di essere conciso. Sono le 11, tenterò di chiudere per mezzogiorno. L'unica cosa che vi chiedo, l'unica cortesia che chiedo a tutti, visto che l'ultimo seminario e poi ce l'andiamo in ferie natalizie, vi chiedo di spegnere i cellulari, quantomeno di mettere la vibrazione, così non abbiamo nessun disturbo e possiamo andare dritti alla fine. Allora, giusto per riagganciarmi rapidamente a quello che abbiamo detto, faccio giusto qualche cenno sulle riconfigurazioni. Perché lo faccio? Perché io partirò dalle mappe di impianto, argomento che tratterò nello specifico oggi, che è il punto di partenza sul quale io appoggerò poi la mia riconfigurazione. La riconfigurazione che tratterò invece nello specifico nel prossimo seminario che organizzeremo in collaborazione sempre con il collegio. Allora, giusto qualche cenno sulla riconfigurazione. Non me ne vogliate, ho coniato giusto qualche definizione, ma è per darvi una traiettoria. Allora, nell'ambito delle riconfigurazioni io ho diviso le procedure in due grossi filoni, giuridico-documentali e geometrico-topografiche. Quelle giuridico-documentali sono quelle un po' più noiose, quelle geometrico-topografiche sono quelle per le quali abbiamo scelto di diventare geometri e di pagare la cassa, quindi le andremo a vedere tutte e due. Nell'ambito delle procedure giuridico-documentali io ho inserito vecchi termini di confine presenti da tempo sul territorio, testimonianze attendibili di coloro che conoscono da tempo lo stato dei luoghi, documenti di natura non necessariamente tecnico-topografica, vecchi contratti e scritture private. Questo perché? Sapete benissimo che nelle nostre zone, fino a pochissimo tempo fa, sono esistite divisioni di terreni, frazioni eccetera, eccetera, anche per semplice stretta di mano. Perché inserisco queste cose? Perché nell'ambito del contenzioso, che è la cosa che si apre più di frequente in questo tipo di situazione, un giudice è estremamente più orientato verso la letteratura piuttosto che verso una procedura geometrica topografica della quale non capisce nulla e per la quale si dovrà per forza valere di una figura tecnica che non c'è più a quel punto. Quindi ricordatevi che se troviamo un vecchio contratto, scrittura privata, eccetera, eccetera, così come ci diceva il nostro collega, è sicuramente un notevole passo in avanti nell'ambito di questo tipo di situazione. Nelle procedure geometrico-topografiche, io adesso vado veloce perché parecchio l'abbiamo già detto nella chiacchierata che abbiamo fatto finora, vecchi rilievi da ricostruire in loco, ricostruzioni di precedenti frazionamenti o di prima pari, se attendibili, e dopo vedremo perché, e, argomento della giornata, utilizzo delle mappe cartacee georeferenziate. Quindi questo è l'argomento di oggi. Io per portarvi rapidamente a
la questione che c'è attualmente sulle mappe di impianto, poi vi parlerò anche della normativa Cannafoglia relativa al 2008 che dava disposizioni attuative in merito, vi devo fare un piccolo inquadramento storico, questo per capire il problema, perché se conosciamo il problema, conosciamo anche quella che è la soluzione. Dunque, vi lascio qualche secondo per leggere questa frase, in realtà è solo un'introduzione all'argomento di oggi. Ve la cito perché questo signore è un filosofo, un psicologo statunitense che quindi non ha nulla a che fare con la nostra materia, ma ha individuato esattamente la problematica che ci si presenta, cioè il fatto che l'uomo da sempre si è preoccupato di mettere in carta il mondo, cioè di rappresentare il mondo che lo circonda. Perché rappresenta il mondo che lo circonda? Per la necessità di localizzare punti, oggetti, luoghi, misurare angoli e distanze e di orientarsi. Andiamo al dunque, che cos'è una carta? Una carta è una rappresentazione piana e ridotta in scala della superficie terrestre, è semplificata rispetto alla realtà perché è una rappresentazione simbolica, non ha un punto di vista, e questo lo sappiamo perché è una rappresentazione ortogonale. Carta deriva dal latino sicuramente. Sappiate che gli antichi romani utilizzavano il termine tabula per indicare le carte geografiche, e qui arrivo alla prima grossa distinzione per la quale poi alla fine io farò le differenze tra i diversi software che ci sono in circolazione. Oggi utilizziamo il termine carta per le rappresentazioni cartografiche generali e mappa per le carte catastali a grande scala. Giusto per darvi qualche indicazione, sulla vostra sinistra mappa di Bedolina, si trova a capo di ponte, sulla vostra destra il muro di Calaiulc. Questo per dirvi da quanto tempo l'uomo si preoccupa di mettere in carta il mondo. Quello che c'è dalla vostra destra, il muro di Calaiulc in Barca Monica, è risalente più o meno al 6200 a.C. Case con un vulcano in eruzione sullo sfondo. La mappa di Bedolina alla vostra sinistra risale al 2600 a.C. più o meno, l'ho vista, molto molto bella, tutta incisa su roccia, ed è una rappresentazione puntuale di capanne, ruscelli, sentieri di quello che era il villaggio dell'epoca. Quindi capite bene che le origini della cartografia si perdono nella notte dei tempi. Chi ha fatto da volano la cartografia sono stati i greci, che hanno fatto assumere alla cartografia dei fondamenti matematici. Conoscevano la latitudine, mettevano l'asticella nel terreno, misuravano l'ombra, non conoscevano ancora la longitudine, avevano intuito solo che doveva fondarsi sulla differenza di orario tra un luogo e l'altro. Nonostante ciò, nasce questa prima grande opera, che è il primo atlante mondiale, che è Geografia di Tolomeo, ancora interessante da andare a sfogliare se volete. Volevo solo dirvi che questa slide poi lascio al vostro collegio, oppure ve la inviamo in posta elettronica, quindi potete poi consultarla quando desiderate. Andiamo ai romani. I romani che con la loro praticità produssero cartografia di tipo militare, diedero i natali ai nostri predecessori, gli agrimensores, che pensate in 25 anni hanno prodotto rilievi di terreni e strade di tutto l'impero romano. Fecero nascere, ahimè, il primo vero catastro della storia, quindi il Capitastrum. Le mappe erano riportate su bronzo, su marmo, ne abbiamo pochissime perché effettivamente venivano date ai generali per la conquista del territorio, per la riscossione delle tasse, eccetera. Dopo i romani abbiamo una cartografia medievale. La cartografia in un certo senso si è fermata perché nel Medioevo venne prodotta solo da qualche monaco, cartografia di stampo cristiano, quindi con l'eliminazione di tutti quanti quelli che erano i simboli dell'epoca, perché il cristianesimo lo impediva. Solo nel XIII secolo, scoperta della bussola, nuovo impulso alla cartografia, Mercator crea la carta marina. Non so se lo sapete, ma è una carta ancora oggi utilizzata da chi va per mare. Mercator risolse il problema, grazie alla collezione di marcatori che prese il nome da lui stesso, risolse il problema della curva lossotromica che producevano le navi quando andavano per mare, cioè le navi partivano, non riuscivano ad avere una rotta dritta, producevano questa curva lossotromica, questo perché ovviamente la Terra è un ellissoide. Quindi carta marina ancora oggi utilizzata. Arrivo rapidamente alla fine, cartografia moderna, a supporto della stessa nasce la geodesia, quindi la scienza del rilievo, vi lascio solo qualche nome. Newton e Cassini. Newton con la legge di gravitazione universale, appunto intuì che la Terra non era una sfera, non è le storie schiacciate poli,
e Cassini, che riuscì a pubblicare, grazie alla sua proiezione, la prima carta topografica geometrica rigorosa del territorio francese in scala 1:86.400. E vabbè, arriviamo al dunque. Dice, questo ci ha raccontato una bella storiella, anche se ti assicuro, per sommi capi, davvero molto 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 velocemente, ci sarebbe tantissimo da dire su questo, ma arriviamo al punto che ci interessa di più, cioè che fine ha fatto questo patrimonio di informazioni. E andiamolo a vedere, cioè abbiamo visto che le mappe si sono evolute, sono passate da supporti bronzo e marmo a carta, e adesso si pone il problema, cioè noi oggi per utilizzare questo tipo di mappe, questo tipo di cartografia, abbiamo un computer, quindi la carta, che è un supporto analogico, non va assolutamente bene. Bisognerebbe recuperarlo, cioè bisognerebbe renderlo di tipo digitale. Guardate bene che qui nascono i problemi, qui nascono le problematiche che poi ci troviamo ad affrontare. E adesso vi parlo in generale, cioè vi dico quello che andrebbe fatto, quello che dovrebbe fare chi, per esempio, si aggiudicherà il bando che ha messo, diciamo, a cui ha dato vita Bellino. Quindi la società che si aggiudicherà il bando per predisporre questo lavoro di recupero di cartografia dovrebbe effettuare preventivamente uno studio del contesto storico e socio-economico in cui la carta ha avuto origine, dovrebbe raccogliere dati come ricette bibliografiche e informazioni come libretti di campagna redatti in fase di rilievo, cioè dovrebbe fare questo tipo di lavoro. Attenzione, a prescindere dalle finalità per le quali dovrà essere utilizzata questa carta, perché le carte poi, le mappe, non le utilizzeremo solo noi, ma verranno utilizzate anche da chi fa studio della popolazione, eccetera, eccetera. Quindi, a prescindere dalle finalità del lavoro, va fatto questo tipo di studio del contesto e questo tipo di ricerca. Bene, dopo che ho fatto questo lavoro, io, società che devo digitalizzare queste mappe, quindi la devo trasferire dal supporto per quello digitale, devo rispettare dei presupposti. E quali sono? Quelli di non danneggiare la carta, che già di per sé sarà danneggiata, poi vedremo perché, e devo assicurare una precisione elevata. Cioè io devo dire che a valle del mio processo di acquisizione ho cercato di ridurre al minimo le deformazioni dovute al processo di acquisizione. Qual è la soluzione più frequente? È l'acquisizione diretta. Cosa presuppone? Presuppone il contatto con l'oggetto, è attuabile solo nel caso in cui il supporto sia piano, comunque non presenti forti deformazioni, e già qui qualcuno potrebbe raddrizzare un po' le antenne, perché stiamo partendo sempre, stiamo facendo una discussione su delle mappe che hanno quasi 100 anni, quindi capite bene che non è che le hanno conservate nelle teche di vetro, le hanno conservate... Io sono stato invitato, non dico il nome, ma sono stato invitato a vedere delle mappe di impianto, ci hanno portato in uno scantinato, ma davvero una cosa pazzesca, queste mappe erano buttate una sull'altra, per curiosità ho preso la prima che c'era l'ho tirata fuori, signori, c'era una macchia di caffè grossa così al centro. Ho chiesto spiegazioni su questo fatto, ma hanno risposto che, caro dottore, qui qualcuno ogni tanto, qualche amico, lo facciamo entrare. Cioè, capite bene la situazione nella quale si trovano queste mappe di impianto. Ci viene detto che la tecnica a rullo non è opportuna, è indicato lo scanner piano. Capite bene che lo si conoscete benissimo, scanner piano è un qualcosa sul quale io appoggio la mappa. In quelli un po' più vecchiotti si abbassava un coperchio, in quelli di nuova generazione c'è un sensore dall'alto che non tocca neanche l'oggetto, ma che fa scansionare direttamente la mappa. Ecco, lo vedete, sono delle immagini che vi lascio, vedete, scanner piano con il sensore in alto che va a guardare quelle che sono le mappe. Questo invece presuppone contatto con l'oggetto, dove io abbasso il coperchio e vado a scannerizzare, sono più indicati nel caso di libri. E arriviamo alla fine, cioè diamo per buono il fatto che questa società ha acquisito le mappe, ha rispettato quelli che sono i canoni, e io adesso mi ritrovo al fatto di dover georeferenziare la mia mappa. Ma per quale motivo lo devo fare? Io faccio un esempio molto pratico, cioè avete tutti AutoCAD o qualsiasi altro CAD desiderate, andate ad aprire
la vostra mappa d'impianto. Non so se le avete viste qualche volta le mappe d'impianto, ma sicuramente sì, sapete benissimo che c'è una parametratura. Io prendo la mappa e la inserisco nel mio CAD, nuda e cruda, cioè inserisci immagine raster senza un'origine casuale, clicco e inserisco l'immagine, senza mettere la scatola, faccio due volte invio, quindi metto dentro la mia immagine. Avete visto che ci hanno indicato quelle che sono le coordinate, almeno sul, punto, sul primo reticolo di partenza, dal quale poi ricavo tutti gli altri punti. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che se posiziono il cursore del mio mouse sul primo incrocio, per esempio, dove dovrebbe esserci una coordinata 5300-2300, se vado a leggere, quindi posiziono il mouse su quell'incrocio, se andassi a leggere all'interno di quella che è la linea di comando di AutoCAD, dovrei trovarmi con le coordinate, ma in realtà mi trovo in questo caso specifico 373 nella X e 261 nella Y. Quindi, primo problema, la mia mappa non è nel sistema cartografico che desidero, ok? Primo step. Secondo problema, le mappe sono redatte in genere in scala, anzi nella maggior parte, se non nella totalità dei casi, scala 1 al 2000, quindi se io andassi a misurare la distanza tra due parametri consecutivi dovrei trovarmi 200 metri, giusto? Trovate? Se adesso andassi ad effettuare una misurazione tra questi due parametri consecutivi, cosa mi indicherebbe il mio AutoCAD? Mi direbbe, guarda che lì è 1181,098. 1181,098 cosa? Che unità sarà? Pixel. Esattamente, perché l'immagine è fatta di pixel, quindi quelli per me sono pixel. È un ulteriore problema, perché io dalla mappa devo desumerne informazioni di tipo lineare, cioè devo misurare angoli, devo fare aree, distanze, eccetera. Quindi siamo costretti al georeferenziale per avere coordinate cartografiche e distanze in metri. Vedremo che poi la situazione si complicherà ancora un po' di più. Ecco, una cosa che non ho detto è che generalmente le mappe sono orientate in base alla metodologia di scansione, ma a noi servono orientate in una direzione, in genere quello che è il nord. Ed è un altro problema questo, e tra poco vedremo perché. Come faccio a capire se la mappa è orientata esattamente al nord? Metto la mappa sempre nel CAD, attivo il comando linea, imposto l'orto, così sono sicuro di andare dritto, aggancio l'angolo, per esempio, in basso a destra della mia mappa, comincio a disegnare la linea verso l'alto, mi accorgo che non riesco a beccare esattamente l'altro angolo, ma la mia mappa ha un angolo di rotazione. Quindi quella mappa non è neanche orientata lungo la direzione che mi interessa. Come si risolve questa problematica? Poi vi dirò perché ci sono tutte quante queste difficoltà. Adesso andiamo ai processi matematici che vengono utilizzati per andare a risolvere il problema di impostare, di dare alla mappa le coordinate cartografiche. Allora, la georeferenziazione è un'operazione in realtà molto semplice, nel senso che tutto quello che devo fare è andare a trovare i punti omologhi, cioè devo dire, guarda che il punto che io ti do sulla carta corrisponde a queste coordinate, quindi clic sull'incrocio che mi interessa, digitazione delle coordinate. Questo significa trovare i punti omologhi. Attenzione, perché la conoscenza delle coordinate nel doppio sistema di riferimento raster e cartografico mi permette di applicare tecniche di trasformazione di coordinate per calcolare i parametri di georeferenziazione. Andiamo a vedere questi metodi matematici. Attenzione, adesso veramente vi chiedo di non addormentarvi. Capisco che potreste dire a me questa roba non serve perché io ho un software che mi fa il calcolo, però vi assicuro che a mio avviso oggi siamo molto schiavi della tecnologia, cioè oggi compriamo un prodotto perché deve essere la panacea a tutti i mali. Però è chiaro che io devo anche capire, devo anche sapere più o meno qual è il risultato che io mi attendo o quali sono le metodologie che vengono utilizzate dai software. Questo perché domani io vi sto parlando sempre, vi sto montando questa situazione sul fatto che domani mattina potrei avere il contenzioso e sarò chiamato a dimostrare la bontà del mio calcolo, e a quel punto dovrò saperne qualcosa, altrimenti non so cosa dire.
Guardate bene anche che su quello che vi sto raccontando adesso io appoggerò dopo la normativa di riferimento. In realtà è una, più che una normativa, è una circolare di Cannafoglia. Allora, io adesso vi racconto le due tecniche principali, dopodiché vi faccio vedere che su queste due tecniche tutti i software hanno creato le metodologie di georeferenziazione. Allora, la prima tecnica che si utilizza è la rotoclassificazione con variazioni fiscali sopra, viene detta conforme a quattro parametri. Adesso vi faccio partire la slide. Ve la racconto molto semplicemente che succede. Alla vostra sinistra, attivo anche il puntatore così, alla vostra sinistra qui avete la mappa, ve l'ho schematizzata, ok? È un rettangolo. Vedete che l'ho anche un attimino disorientata rispetto al nord. L'ho accentuata, ma questo è per farvi capire quello che avviene nella realtà. Benissimo. Detto questo, perché viene detta isotropa? Perché la variazione di scala che avverrà a valle del processo è uguale in tutte le direzioni. Vedete che passando da A a B ho mantenuto la conformità, cioè sono variate le dimensioni ma non la forma. Se questo è un rettangolo di partenza, a valle del processo di trasformazione sarà sempre un rettangolo, ok? Benissimo, andiamo a vedere come viene descritta la trasformazione e quali sono le operazioni che vengono eseguite. Guardate bene che vi faccio vedere come funziona per un solo punto, eh? Cioè tenete conto che adesso sto cercando il punto omologo, un punto omologo, cioè il primo punto che ho cliccato sulla mappa, sto cercando di portarlo a coordinate cartografiche. Quindi datum di partenza, la carta, datum di arrivo, il digitale. Quindi le stesse coordinate ma prima in pixel e poi in coordinate cartografiche. Devo risolvere un'equazione, ok? Sia per la x che per la y, per trasportare questa mia mappa. Qui dentro ci sono una serie di fattori, c'è il parametro di rotazione, c'è il fattore di traslazione x e il fattore di traslazione y, e angolo di rotazione che viene definito con teta. Qual è il problema fondamentale che c'è? È che questa equazione non è lineare, all'interno c'è seno e coseno, giusto per darvi un'idea. Il seno di 30, il seno di 30 è 0,5, ma 0,5 è anche il seno di 150. Quindi fondamentalmente quando io vado a sostituire i valori qua dentro mi trovo davanti a un bivio. Sì, ma è 30 gradi o 150 gradi, quindi non posso risolvere questo tipo di equazione. Per risolvere cosa faccio? Vado ad inserire dei parametri incogniti che vengono chiamati RDS in questo caso, che sostituiti all'interno del mio sistema me lo linearizzano. A questo punto io posso procedere con la risoluzione di quella equazione e con la ricerca del parametro delle coordinate sul cartografico. Ma capite bene che io ho fatto l'operazione su un solo punto, ma per georeferenziare una mappa non ne basta uno, non ne bastano due, tre sono inutili, quattro cominciano a essere da esempio che vi farò dopo, ma per cominciare a georeferenziare correttamente cominciano a servire n punti di coordinate sulla mappa più, guardate bene, sicuramente qualche punto che conosciamo noi sul posto. Attenzione, perché questa è un'altra cosa interessante, cioè se io ho la possibilità devo inserire anche sempre per georeferenziare qualche punto di cui io conosco le coordinate, pozzetto che ho preso in un rilievo, qualsiasi altra cosa. Bene. Quindi cosa succede? Le equazioni che dobbiamo risolvere per riuscire a georeferenziare correttamente cominciano a crescere in maniera esponenziale, quindi neanche un software riuscirebbe a risolvere questa problematica. Cosa ci viene in aiuto? Ci viene in aiuto il metodo dei minimi quadrati, che non vi voglio raccontare, voglio solamente dire che esiste questo metodo dei minimi quadrati che va a semplificare tutte le equazioni che servono per georeferenziare la mia mappa e mi mostra alla fine della fiera un parametro che hanno tutti i software che viene chiamato scarto, ok? Lo scarto nasce dai minimi quadrati. Voi quando lo georeferenzierete un'immagine vi dirà guarda che lo scarto sul punto 1 è questa.
Adesso sapete che quel valore viene fuori dai minimi quadrati che sono utilizzati per semplificare l'equazione per la ricerca del punto omologo. La seconda tecnica che viene utilizzata è rototraslazione con variazione di scala anisotropa e scorrimento angolare, viene detta anche a fine generale a 6 parametri. Vedete che nell'esempio che io vi lascio lì non c'è più un benedetto rettangolo, ma c'è un parallelogramma. Quindi capite bene che la mia mappa in qualche modo ha qualche difetto, che può essere lo scorrimento angolare, che può essere uno sbandamento dovuto all'utilizzo di scanner non piani, e tra poco vedremo che questa è la vera difficoltà che c'è. Può essere semplicemente il fatto che questa mappa è umida, ha preso l'umidità e in qualche zona si è deformata, ok? Quindi non c'ho più un rettangolo di partenza che è la condizione ottimale, ma c'ho quello nel quale si trovano il 99,9% delle mappe di impianto che ci sono in Italia, cioè questa è la condizione. Qui la situazione si complica notevolmente perché oltre a tutti i parametri che vi descrivevo prima abbiamo anche il fattore di sbandamento, ma non mi ci soffermo perché è inutile perderci il tempo e mi interessa solo che abbiate capito che vengono utilizzati i minimi quadrati per la soluzione di queste equazioni. Anche qui il sistema viene linearizzato e viene risolto. Quindi due metodologie, due tecniche, chiedo scusa. Combinando queste due tecniche abbiamo le principali metodologie di georeferenziazione oggi presenti, che sono la baricentrica, l'affine e l'affine multizona. Andiamole un attimino a vedere. Guardate che all'interno delle tecniche di georeferenziazione io apro una brevissima parentesi su quella che è la semplice scalatura di immagini, operazione che ho visto fare innumerevoli volte, tantissime volte. Prendono l'immagine, la buttano nel CAD, disegnano una linea, ci stirano l'immagine sopra e quell'immagine viene utilizzata per... Guardate bene che se dovete in linea di massima misurare la distanza fra due punti, ancora ci sta come processo. Ma se dovreste effettuare una qualsiasi altra operazione di tipo topografico che fate quotidianamente, la semplice scalatura di immagini non è assolutamente una operazione da fare in quanto inattendibile. E arrivo alla georeferenziazione catastale, che è la tecnica dettata dall'Agenzia del Territorio con circolare 27 maggio 2008. Qui è dopo un piccolo passo indietro. Dunque, problema delle mappe di impianto. In realtà parecchi collegi in Italia hanno già le mappe di impianto in digitale. Nessuno, quasi nessuno ce le ha già referenziate, se non fatta eccezione di qualche collegio. Ma perché sono state digitalizzate? Non perché lo abbiamo chiesto noi, attenzione, perché queste mappe servivano all'agenzia, solo che non c'erano i fondi per la digitalizzazione. Allora cosa è stato detto ai collegi? Occupatevene voi. Però non era stato detto che queste mappe dovessero poi rientrare in agenzia per gli scopi che si erano prefissati. Tanto è vero che parecchi collegi sono partiti, parlo del 2005, perché questa cosa, la prima circolare Catafoglia viene fuori nel 2005, tanto è vero che parecchi collegi si erano cimentati in questa avventura con conseguenti problematiche, perché parecchi poi si sono arresi, nel senso che parlo di un esempio che mi è capitato, provincia di Padova, 4.000 fogli da scansionare, cominciavano ad arrivare preventivi da 160, 170, 200.000 euro. Qualcuno, qualche collegio addirittura ha preso le mappe di impianto, le ha messe nei camion, le ha fatte scansionare in Albania e poi le ha fatte rientrare. Cioè, capite cosa ha subito questa carta, queste mappe cosa hanno subito, cioè cose assurde. Tanto è vero che fu fatta nel 2004, prima che nel 2005 venisse poi emanata la circolare Catafoglia, venne fatta una richiesta all'agenzia, mi ha detto scusate ma voi adesso ci chiedete di digitalizzare queste mappe, non avete nessun controllo sopra, non sapete neanche affidiamo il lavoro, fate prima che comprate voi due scanner piani, li mettete nei camion e li fate girare su tutte le province. Quando avete finito la scansione, cioè ponete voi un bel timbro sopra che quella mappa è stata scansionata secondo le tecniche che voi dettate, e noi siamo sicuri che le possiamo utilizzare anche
lavorativamente, ok? Questa cosa non è stata accolta, quindi cosa è successo? Che fondamentalmente alla fine della fiera parecchi erano partiti a digitalizzare le mappe. L'agenzia si è accorta che ognuno stava andando un po' nella direzione che voleva e ha detto: no, aspetta, ma se questi ci danno le mappe digitalizzate a modo loro, probabilmente non le possiamo utilizzare per i nostri scopi. Quindi fanno girare la circolare. Io volevo solo dirvi che questa circolare praticamente è, diciamo, in circolazione, non si trova. Io ho chiamato l'agenzia, in realtà qualcuno mi ha detto sono stato anche fortunato perché ho aspettato solo una quarantina di minuti al telefono, ma un omino, che non conosco neanche il nome, alla fine della telefonata, alla fine della mia attesa, chiedo scusa, mi dice: guardi, noi adesso siamo stati accorpati, siamo diventati agenzia delle entrate, agenzia del territorio, quindi nell'ambito di questo accorpamento probabilmente qualche documento è andato perduto. E vabbè, un vostro collega che ormai si conserva tutto quello che gli arriva, me l'ha dato in formato PDF, questo è quello che la renderò disponibile anche al collegio, potrete consultarla. Io da questo PDF ho fatto degli estratti, così possiamo commentarli un po' più rapidamente. Allora, in primis, Cannafoglia parla della digitalizzazione delle mappe, attenzione, e tutto questo. Uno scanner piano, vi parlo di costi adesso, ipotizziamo, vi do dei numeri perché ormai la tecnologia si evolve giorno dopo giorno, quindi non sarei preciso, vi do dei parametri. Uno scanner piano costa 10, ok? Uno scanner a rullo costa 3,5 o 4. Io collegio di Avellino decido di digitalizzare le mappe, faccio il bando e dico per esempio che sono a disposizione 40.000 euro, va bene? La società che farà questo lavoro, perché non è un lavoro che potete fare voi, non lo posso fare io, non lo può fare il collegio, ci vuole qualcuno che abbia la struttura e i mezzi per farlo, si aggiudica l'appalto. Secondo voi utilizzano scanner piano o scanner a rullo? Padova ha fatto, aperto il bando, sono stati utilizzati scanner a rullo comprati, usati in Albania. Ok? Benissimo. E tenete conto che non li ha controllati nessuno, perché questa è una circolare. Cioè nessuno è andato a dire a Padova: ah, ma fammi tirare un po' fuori questi fogli e vediamo se quello che hai fatto rispetta quello che io dico. Cosa diceva inoltre? Che le immagini delle mappe dovranno essere acquisite in formato TIFF a colori con risoluzione 200 dpi e compressione tipo LZW. E questo lo fa se lo scanner a rullo, che lo scanner piano è indifferente, su questo non si discute. Le mappe sono così. Ma arriviamo al dunque. Cosa dice ancora? Che per la georeferenziazione, sentite bene, delle mappe originali di impianto nel sistema di coordinate cadastrale originario verranno applicate le procedure di norme seguite dall'amministrazione cadastrale per la georeferenziazione dei fogli di mappa ordinari. E va bene, tali procedure cosa fanno? Prevedono l'acquisizione di 9 crocicchi di mappa, l'esecuzione di una rototraslazione a 4 parametri con un solo fattore di scala. Guardate bene che l'inghippo sta tutto quanto in queste due righe. E vi spiego perché. Allora, abbiamo assodato che il 90% delle mappe oggi in Italia già digitalizzate sono state digitalizzate con scanner a rullo. La problematica è semplicemente questa. Lo scanner piano, io appoggio il foglio, quello legge e vabbè. La deformazione c'è, ma è comunque la deformazione che si porta presso la carta, giusto? Umida, rattrappita, accampocciata, chiamatela come volete. Parliamo di scanner a rullo, dove c'è l'operatore che prende il foglio e lo inserisce all'interno di questi due rulli che girano. Diciamo che l'omino ieri sera è stato a casa, non è uscito, ha mangiato un brodino e dopo ha letto alle 8, quindi non ha bevuto, non ha fatto niente, si alza alle 7 di mattina nelle piene facoltà fisiche e mentali. Va al lavoro e comincia a mettere questo foglio all'interno di questi due rulli che girano. Secondo voi questo foglio sarà inserito all'interno dei rulli in maniera perfettamente parallela? E due rulli che girano?
immagino che come minimo l'omino possa produrre un errore, nel senso che l'angolo destro della mappa potrà entrare prima nei rulli rispetto all'angolo sinistro, ipotizziamo di un millimetro, cioè questo è un robot praticamente, un millimetro prima l'angolo destro. In che scala è la mappa? È un millimetro di errore. Quanto è alla fine? 2 metri. Cioè 2 metri. Io su questa mappa, se l'omino è stato iperpreciso, ci avrò 2 metri di errore per cominciare. Ci sono situazioni di mappe con 20-30 metri di errore. Situazioni di mappe con 20-30 metri di errore. Cioè, cose pazzesche. No, non è possibile che le prove stai in dileggio. Non ho capito, scusi. Non è possibile che le prove stai in dileggio la mappa. Io ho trovato mappe che fanno un centimetro. Mi sono trovato sul posto con la precisione del centimetro. Ma le situazioni sono le più variegate, però io sto parlando di mappe di impianto, non penso che ti do per tu, non penso che tu abbia a disposizione la mappa di impianto oggi. Te le fanno leggere. Sì, te le fanno leggere un conto, ma tu vai dentro con lo scalimetro. Il concetto è, quando io importo poi la mia mappa di impianto all'interno del mio software e comincio a georeferenziare, io là mi rendo conto degli errori. Perché fondamentalmente adesso stai partendo da un altro presupposto, stai partendo, cioè tu il tuo errore me lo stai raccontando su una misura che hai preso manualmente. Io sono già partito dal fatto che è stata digitalizzata, quindi l'errore avviene in digitalizzazione. Ma quando lei si già commette un errore nello 015 per la prima. Giusto per dare per chiudere l'argomento, non già c'è l'errore del graficismo che ti porti appresso, quindi vabbè. Comunque, alla fine Cannafoglia mi dice che devo acquisire 9 crocicchi di mappa e devo effettuare una traslazione a 4 parametri con un solo fattore di scala. Io torno un attimino indietro, così voi vi rendete conto che la traslazione con variazione di scala isotropa conforme a 4 parametri è esattamente questa. Cioè, se c'ho un rettangolo di partenza, c'ho un rettangolo anche alla fine. Quindi, caro Cannafoglia, se diamo per assodato che nel 99% dei casi quelle mappe sono con l'errore, io con la doccia referenziazione avrò un errore anche alla fine. Proprio per questo motivo, quando ci chiederanno perché qualcuno utilizza le mappe di impianto come base di partenza per delle configurazioni sulle quali poi va a montare estratto di mappa, rilievo, eccetera, eccetera, sappiate che se ci chiederanno con quali considerazioni abbiamo trattato quella mappa di impianto, potremmo assolutamente affermare con rigore di logica che una georeferenziazione di tipo cadastrale non è utilizzabile per i motivi che abbiamo visto 2 secondi fa. Ulteriori informazioni che venivano dettate, soltornando a prima, dalla circolare erano ancora... Vabbè, Cannafoglia chiedeva che i punti di controllo, almeno 9, dovevano essere distribuiti uniformemente lungo la sua cornice, ma lui dice una cosa sensata: se la mappa è stata scansionata con uno scanner piano che non presenti nessuna deformazione, allora a quel punto prendere punti lungo la cornice ha un senso perché la mappa rimane bella tirata, ma nel nostro caso prendere punti lungo la cornice non ha assolutamente alcun senso, lo dimostrerò tra qualche secondo quando farò un esempio pratico. È utile prendere qualche punto lungo la cornice, ma soprattutto, siccome una mappa di... sicuramente non tratteremo tutta la mappa di impianto, prendere qualche punto direttamente nella zona che dobbiamo trattare, questo per avere un controllo in prossimità della zona da trattare. Ancora, ci diceva che l'entità massima degli scarti tollerabili è 25 mm grafici, corrispondono a 50 cm scala 1 al 2000. In ultima analisi, ma giusto perché sia chiaro, che a valle del processo di rettamento la differenza di scala doveva essere inferiore al 5 per 1000. Come funziona questa benedetta autotraslazione a 4 parametri? Cioè, questo adesso ve lo sto facendo vedere, ve l'ho raccontato con i numeri, ve lo faccio vedere a livello grafico.
inverte le coordinate cartografiche in rosso la mia mappa, vedete che anche qui l'ho leggermente disorientata, non so se si riesce ad apprezzare a scherma sul proiettore, ma questa mappa era stata è stata considerata accartocciata, quindi presenta quella deformazione, è qui nell'angolo in alto a destra. Qual è la prima operazione che viene effettuata? Viene effettuata una traslazione verso est, dopodiché si fa assumere alla mappa quello che è il suo nord cartografico. Ultima operazione che viene effettuata è la scalatura, quindi in buona sostanza vedete che la mappa di partenza era quella, la mappa di arrivo anche in coordinate cartografiche presenta la stessa deformazione. Prego. Ma l'errore che sta al centro della mappa così non lo eliminiamo? Assolutamente no, infatti questa è la georeferenziazione catastale, cioè quella che dice Cannafoglia. Quindi vi ho dimostrato che la mappa che io ho, che è deformata, con quel tipo di georeferenziazione non vado ad eliminare nessun errore. Sì, è vero, assolutamente, la mappa la georeferenzio, ma gli faccio assumere solo le coordinate, c'è la stare, ma nessun errore viene risolto con questo tipo di georeferenziazione. In conclusione, l'utilizzo di questa metodologia presuppone che le mappe siano state conservate in ambienti protetti, che l'utilizzo sia stato limitato e la scansione sia avvenuta con strumenti che impediscono le formazioni sia lineari che angolari. Questo purtroppo non sempre avviene, per cui è necessario prendere in considerazione altri metodi di georeferenziazione anche al costo di non seguire la stessa direttiva. In molti casi è preferibile applicare la georeferenziazione affine a sé parametro, quella multizona, qualcuno la chiama triangolare parametrica. Queste metodologie cosa fanno? Vanno ad introdurre delle controdeformazioni sulle mappe, che però possono sempre essere controllate analiticamente sia attraverso gli scarti che attraverso i fattori di trasformazione. Perché preferire altri metodi quindi alla georeferenziazione catastale? Perché in quelle procedure di riconfinazione che utilizzano le mappe catastali è necessario conoscere le deformazioni che vengono applicate alle mappe, in quanto molto spesso ci troviamo di fronte a un contraddittorio con l'altra parte e sarà necessario dimostrare la bontà del nostro calcolo al giudice o al CTU. Da questo presupposto la necessità di utilizzare metodologie che hanno presupposti teorici ben definiti. Quindi, visto che quel tipo di georeferenziazione non è indicato per la risoluzione degli errori che evidenziava anche il vostro collega, nascono altre tecniche. Sto aprendo una piccola parentesi perché nell'ambito dei software che fanno la georeferenziazione c'è tutto il filone AutoCAD, con AutoCAD Map, 3D, Civil 3D, Raster Design. Che cosa utilizzano come tecnica questi software? Utilizzano una metodologia che viene definita rubber sheeting, letteralmente foglio di gomma. Molto sofisticato dal punto di vista della lavorazione delle immagini, ma assolutamente non adatto a livello catastale per quello che dobbiamo fare noi. Perché questo? Perché questa metodologia va a utilizzare dei punti di controllo sulla mappa che vengono detti GPC, Grip Control Point, ai quali viene associato un peso. In base al peso che viene associato a questi punti, la mappa viene deformata. Il problema è che per i lavori catastali di cui che dobbiamo fare noi, abbiamo bisogno dei controlli puntuali che non vengono effettuati da questo tipo di soluzione. In realtà non c'è un controllo diretto sulla deformazione, che è squisitamente dipendente dal fattore di correzione che viene applicato. Quindi, in buona sostanza, quella tecnica è assolutamente indicata, va benissimo per chi si occupa di GIS, ma sicuramente non ha una valenza per quello che dobbiamo fare noi a livello catastale. Sintetizzando, perdonate, sto correndo un pochettino per darvi anche la possibilità di chiudere in orario. Se poi qualcuno vorrà approfondire, io resto comunque a vostra disposizione. Avere a disposizione dei rapporti di calcolo quindi è particolarmente utile nel caso che la dimostrazione di aver ragione sulla procedura di confinamento passa anche attraverso il corretto utilizzo degli strumenti di georeferenziazione e la conoscenza dei presupposti teorici che ne stanno alla base. La parentesi sul rubber sheeting l'ho fatta 2 secondi fa, arrivo rapidamente a quelle che sono le mappe di impianto. Quali sono i pro e quali sono i contro? I pro sono che le mappe di impianto sono precisissime, cioè dopo le mappe di impianto non è stata redatta più nessuna mappa che abbia questa precisione.
Lo sapete perché sono precise? Perché sono state redatte su un sistema Cassini-Soldner, che essendo basato su più origini ha il vantaggio di lasciare inalterate le superfici, ok? Non sono aggiornate, abbiamo detto con Luciano, giusto? Prima che il catasto risale ai primi del Novecento, quindi queste mappe sono vecchie quasi di 100 anni. Quindi queste mappe cartacee devono essere integrate con mappe di misura o vecchi tipi mappari che risultano essere non attendibili. Bene, perché risultano essere non attendibili? Catasto italiano a fini probatori fiscali. Squisitamente, ci vogliono sapere solo quanto gli dobbiamo dare. Vi racconto un aneddoto su questa cosa, vi rubo un minuto. Io adesso, noi collaboriamo già da un po' strettamente con Udine. Il giorno era Valentino Guerra, papà di Fabio, un amico, mi raccontava questo episodio e mi diceva: voi sapete che adesso i fabbricati in mappa li introduciamo noi, no? Arriviamo con il GPS, ci appoggiamo su IPF, introduciamo il nostro fabbricato di mappa, quindi tutto automatizzato. E gli anni 60-70 non era così, c'era il cadastro che ogni 5 anni mandava fuori il tecnico e questo faceva l'introduzione. Mi raccontava che questo tecnico Udine, un fatto realmente accaduto, aveva fatto due guerre mondiali, era diventato poi tecnico del cadastro, andava al comune, si faceva dare i progetti presentati, col timbro che c'era sopra si recava dal geometra e si faceva accompagnare sul luogo per le misurazioni. Praticamente c'era una lambretta, neanche una vespa, una lambretta, vi immagino col freddo che faceva Udine questo tizio che andava in giro, e nell'ambito della seconda guerra mondiale aveva perso anche una gamba, quindi lui c'era una gamba di legno. Mi diceva Valentino che questo tizio non si portava niente appresso perché era impedito, cioè lui già di per sé aveva questo handicap, figuratevi guidare, eccetera, quindi non portava nulla dietro. Misurava con la sua gambettina di legno, visto che il passo era un metro più o meno, lui faceva queste misurazioni. Prima parlavamo di categoria, Valentino mi ricordava che in quegli anni il tecnico, il geometra, era visto quasi come un padre eterno quando arrivava, cioè era un'autorità, e venivano invitati la maggior parte delle volte a prendere qualcosa, cioè il geometra a fare le misurazioni devono assolutamente prendere qualcosa. Lui mi diceva: guarda, noi a differenza vostra non beviamo molto caffè, ma beviamo molto vino bianco, anche frizzantino. E lui mi raccontava, no, guarda, seriamente, diceva, alla fine dopo 5-6 persone che avevi visitato, alla sera il passo non era, il passo che poteva essere un metro alla mattina perché lui era lucido, la sera è diventato 60-70, quindi dice, non voglio neanche mettere in dubbio la bontà del metro iniziale, ma quanto l'inesattezza del metro finale della giornata. Ma questo è uno, addirittura in provincia, voi sapete che Latina è una zona paludosa, mi raccontavano che a volte le misure le prendevano a occhio, le misure non potevano passare, le misure non pesavano da 100 metri, cioè per dirvi per quale motivo le mappe che utilizziamo, è vero che le mappe di impianto sono precise e che non sono aggiornate, ma le mappe che utilizziamo oggi, gli estratti per intenderci, sicuramente non sono attendibili per le motivazioni che vi sto dando, l'ho raccontata qualcuno, ma sono tantissime. Proprio perché partiamo da situazioni completamente inaffidabili di partenza, nascono delle tecniche di georeferenziazione, in questo caso a fine multizona, qualcuno la chiama triangolare parametrica, che è la tecnica che vi mostrerò da qualche secondo, perché è quella che ci consente poi realmente di andare anche a eliminare quell'errore che ci interessa. Questo tipo di tecniche, dal punto teorico, sono quelle che eliminano completamente la deformazione della mappa da georeferenziale. Possono essere ricondotte a una trasformazione affine a 6 parametri. Da che presupposto partono? Partono da questo presupposto. Immaginate che per voi, sto immaginando, l'errore è al centro della mappa. Ok? La mappa è deformata, c'è cioè creduto una goccia d'acqua sopra,
la mappa lì si è deformata, quindi io devo risolvere la deformazione che c'è al centro. Il presupposto che utilizzano queste metodologie è: se io riuscissi a spalmarti questo errore che tu c'hai al centro su tutti i pixel della mappa, io otterrei un errore quasi pari a zero. Tenete conto che qualsiasi georeferenziazione affronterete non raggiungerete mai lo zero, eh? Cioè questo è poco ma sicuro. Quindi si tenta di arrivare al minor male possibile. E come fa questa tecnica? Va a scomporvi la mappa in triangoli, cioè, dopo vi farò vedere un esempio, io metterò 4 punti su una mappa, con 4 punti posso creare solo 2 triangoli. Questi triangoli vengono deformati in base a un fattore che noi gli diamo, quindi posso irrigidirli o ammorbidirli, e grazie alle particolari tecniche integrate si riesce a raggiungere una precisione elevatissima come che può sicuramente essere un punto notevole di partenza come mappa di impianto. Ora ti mostrerò tra qualche secondo. Sempre al fine della necessità di sovrapporre più documenti possibili, più informazioni possibili a quella che è la mia mappa di impianto, sicuramente posso incappare in tecniche che mi riescano a gestire anche quelle che sono le trasparenze. Questo perché se io avessi a disposizione appunto la possibilità di gestire le trasparenze, la sovrapposizione delle immagini che io vado a inserire sarà sicuramente più agevolata e avrò una rappresentazione maggiormente esaustiva dello stato dei luoghi. Continuando appunto sulla necessità di manipolare quelle che sono le immagini, arriviamo a quello che è Internet, che è un mondo di informazioni a nostra disposizione. Quindi partiamo dal presupposto che in queste procedure di riconfigurazione più informazioni abbiamo, più è possibile verificare la bontà delle nostre scelte. Troviamo Internet, come vi dicevo. Internet che nella maggior parte dei software riesce a farci fare le cose più semplici come scarico delle DAF, misurate, PF, eccetera, eccetera, fino alle cose più complesse come l'integrazione con Google Earth, la possibilità di scaricare il CTR, che vi ricordo essere vettoriale ma che comunque possono essere già referenziati, e ad esempio, se lo desiderate, anche missioni dello shuttle che sono state che adesso sono a disposizione. Giusto per dare un ultimo parametro, le mappe georeferenziate che noi utilizziamo non contengono informazioni di tipo tridimensionale. Quindi nel caso in cui noi avessimo a disposizione quello che è il DTM del terreno, possiamo, con il prodotto che vedremo tra poco, anche riuscire a, man mano che digitalizziamo la nostra mappa, ricavare l'informazione tridimensionale che viene posta su un layer. Solo una delle possibili procedure per il riconfinamento e il picchettamento, vettorizzazione automatico manuale della mappa, in particolare confini e altri elementi utili, mi reco sul posto e faccio il piano di appoggio, in studio faccio l'elaborazione e attraverso la georeferenziazione baricentrica sui punti omologhi presenti in mappe rilevati nel territorio provo la sovrapposizione della mappa e arrivo alla rototraslazione baricentrica, che è l'ultima che vi racconto. Trasformazione rigida conforme a tre parametri. Questa l'avete utilizzata, a mio avviso, anzi sicuramente innumerevoli volte. Questa la utilizzate sempre, spesso, no? Questa è quella che ci avete in pregevo. Vi trovate? Quando fate l'adattamento, utilizzate una rototraslazione baricentrica, che è una trasformazione rigida perché il vostro libretto rimane rigido ma viene semplicemente adattato. Già qui mi viene da sorridere perché pensavo, parlavo prima col vostro collega di drone, perché mi accennava, adesso ci si confronta sul drone. Sapete perché mi viene da sorridere? Perché casomai io spendo 50.000 euro per il GPS di ultima generazione, che è
è il non plus ultra della tecnologia, faccio tutto quello che devo fare in campagna con la massima soddisfazione disponibile, casomai legge anche sotto gli alberi, mi prende il segnale, poi arrivo in ufficio, allora legge, ragione che fare, adatta, una cosa pazzesca, quindi adatta il top proprio, mi viene da giorno, ma che cosa me lo sono comprato a fare? Che me lo compro a fare? In realtà anche questa data c'ha il suo senso, perché purtroppo quando si hanno dei dati deformati di partenza non si può pretendere, cioè, attenzione, perché gli si può dire quello che si vuole a Pregero, ma fondamentalmente il problema è con la data, sempre l'elemento originale, poi assolutamente la data è solo una questione di bellezza calcolata, di immagine, ma fondamentalmente lo dobbiamo fare, se no non riusciamo ad andare avanti, quindi e questa è la nuova traslazione baricentrica, quindi quella che utilizzate, ce l'avete già, funziona allo stesso modo, dato di partenza, dato di arrivo, risolvo l'equazione sui punti che vado a scegliere e vado a effettuare questa rototraslazione. Alla fine della fiera, dopo aver rototraslato, giusto per chiudere l'argomento, ma solo per i riconfinamenti, solo a carattere generale, attenzione, perché anche qui è una, qualcuno potrebbe utilizzare qualsiasi altra metodologia, sovrapposizione del rilievo di appoggio sulla mappa georeferenziale vettorizzata con verifica degli scarti, nel caso in cui gli scarti sono nelle tolleranze, proseguo con la ricostruzione dei confini in loco e si aprono le due strade. Con il GPS trasformo la mappa vettorizzata nel sistema di coordinate del rilievo di appoggio, quindi il mio GPS diventa un navigatore per arrivare ai confini e mettere sul terreno. Nel caso in cui utilizzi la stazione totale, rototraslo il mio rilievo con il comando delle stazioni sulla mappa geodetta vettorizzata, infine calcolo delle coordinate polari, mi stampo il mio fogliettino di carta e mi diverto a piazzare quelli che sono i picchetti. Rapidamente, prima di farvi l'esempio pratico, volevo dirvi questo. Tomos, che vedrete, è uno degli unici che vi offre la possibilità di specchiare la vostra stazione totale. Prima che continuo, c'è qualcuno che vende strumenti qua dentro? Sembra di no, posso continuare? Tu, cosa mi è capitato? Che il mio strumento si è rotto la scheda di memoria, la mia stazione totale. Vabbè, chiamo il tecnico, parte da una cifra per la sostituzione di 1200 euro, perché se lo prendono, lo rimandano, tutte quante queste belle cose. La cosa già mi dava un po' fastidio. Alla fine ricerco questa scheda di memoria, vi dico solo che in Cina costa 70 dollari. Mi costa più di sdoganamento quando mi arriva che di pezzo vero e proprio. Dico a sto tizio che a me non interessa sostituire la scheda di memoria e lui mi dice: vabbè, ma io ho una proposta ancora più interessante da farti, quindi ti vengo a trovare. Mi viene a trovare e mi dice: senti, facciamo così, fai la rottamazione, dammi il tuo strumento rotto, dammi 4.000 euro e ti do la stazione nuova. Siamo passati da 70 dollari a 1.200 euro a 4.000 euro. Vabbè, ci avete fatto caso, oggi cercano di spingermi sul GPS, la rottamazione, eccetera, eccetera. Vabbè. E gli dico: vabbè, potrebbe anche interessarmi, fammi vedere le caratteristiche. Questo mi tira fuori la scheda, effettivamente vado a paragonare e vedo che questa stazione nuova in più c'ha il laser. Ma il laser non ne puoi fare a meno. Finora ne ho fatto a meno, quindi probabilmente potrò anche continuare a farne a meno. Sì, ma il display è un centimetro più largo e mezzo centimetro più alto. Capirai, è proprio una cosa. Però la lettù, una serie di cose che a mio, qualcuno di voi potrebbe obiettare, ma a mio modesto parere non valgono i 4.000 euro che mi stai chiedendo. Cosa ci viene in mente? Che alla fine tutta quanta questa situazione è una situazione nella quale si possono trovare tantissime persone che hanno stazioni come la mia, anche di 15 anni, 20 anni. E allora cosa è venuto fuori? Che io la stazione non l'ho né rottamata né aggiustata, me la sono tenuta così. Cosa ho fatto? Ho agganciato uno strumento, cioè adesso ci sono i Bluetooth, no? L'unica difficoltà che ho avuto è trovare quello parallelo, perché quello USB si trova dappertutto, ma il parallelo è un po' più complesso, perché io ho il cavo che viene ancora fuori con la porta seriale, quella che collegavate dietro al PC, no? Ma è la situazione che c'è un'altra stazione vecchia.
Bluetooth lì e il software installato sul tablet. Tablet che mi sono comprato da MediaWorld, costa 180 euro, c'ha Windows 8.1. In realtà devo dire che mi sono un po' pentito, nel senso che non ho voluto spendere 30 euro in più, ma avrei preso quello con la... questo è Wi-Fi, avrei preso quello con la SIM con 30 euro in più. A onore del vero devo dire che 30 euro in più mi valeva tutti. Comunque, morale della favola, io non faccio più lo scarico dei dati. Cioè me ne vado in campagna con la mia stazione, con il tablet, e ho uno schermo da 8 pollici, non il palmare, tablet, come se avessi un computer. Mi porto... non faccio più scarico dati, significa che io mi do anche il software da installare sul PC, quindi io ho lo stesso programma sia in ufficio che sul tablet. Quindi posso andare in campagna già con la mappa georeferenziata, per intenderci. Non devo più tornare perché le verifiche non le faccio tutte quante in campagna, ok? E quando torno in ufficio c'è il vantaggio di prendere il file. Addirittura adesso esistono servizi come Dropbox, per esempio, che sincronizzano i file, cioè io salvo il file, in ufficio il mio collega già se lo ritrova lavorato. Quindi il vantaggio è notevolissimo. Spero di riuscire a fare con voi, al limite, se ci sarà la possibilità di fare una prova pratica su strada, cioè porterò la mia stazione vecchia o qualcuno di voi porterà la sua stazione vecchia, io collegherò il mio strumento Bluetooth e vi farò vedere come funziona. Ecco, il software è identico sia sul desktop che sul tablet, ok? Quindi immaginate che sul tablet è disponibile sia per GPS che per stazione totale. Quindi voi fate la nuova stazione, misurate il punto direttamente dal tablet, la stazione misura, eccetera, eccetera. C'ha delle funzioni interessantissime, perché per esempio noi siamo resi conto che tantissimi vanno a fare lieviti, strade, marciapiedi, si mettono i punti, ti danno una nomenclatura speciale, perché dopo nel loro CAD in ufficio vanno a unirsi i punti con una linea. Qui c'è la modalità TPS CAD, man mano che batti i punti in automatico mi disegna la linea, me la mette sull'aria, mi dà una colorazione, quindi abbatto notevolmente anche il lavoro che devo fare successivamente. Vabbè, argomento di oggi, georeferenziazione. Rapidamente mi importo un raster, clicco in un punto, sul desktop mi sono fatto la cartellina georef Avellino, parto dalla mappa di impianto, me la apro, non metto il fattore di scala come vi dicevo, non vi racconto che se mi posiziono qui dovrei leggere le coordinate ma non ci stanno, quindi vado a fare velocemente georeferenzia. Mi seleziono l'immagine raster da georeferenziare, faccio lo zoom, clicco su un punto, eccolo qui, e mi chiede il punto omologo, in questo caso 5 3 2 3. Vado a prendermi l'altro punto, ne utilizzerò 4 per essere molto rapido, 6 e 3, 2 e 3, ancora, clicco qui, 6 e 3, 3 e 100, clicco qua, 5 e 3, 300. Mi sono messo i punti, tasto destro, me ne entro in georeferenziazione. Adesso vedete che sulla prima colonna avete i punti che avete preso sulla carta, e questi qui sono i punti ai quali sono le coordinate alle quali potete mandare quei punti. Bene, cosa posso scegliere? Vedete che adesso qui mi compaiono i tipi di trasformazione, baricentrica, affine, polinomiale, multizona. Parto dalla baricentrica, schiaccio calcola. Lui dice guarda che sul punto 1 lo scarto è 2,52 sul 2,29, eccetera eccetera. Ah cavoli, ma questi sono alti. Va bene, quindi casomai posso dire che il punto 3 posso ricordarmi di averlo preso male, non ho fatto lo zoom giusto, non ho inserito il punto esattamente sull'incrocio. Quindi mi seleziono il punto 3, schiaccio il bottone, lui fa lo zoom nella zona dove si trova il punto e posso continuare a spostarlo, per esempio lo metto qui. Rifaccio tasto destro, rientro in georeferenziazione, schiaccio il nuovo calcolo, vedete non è cambiato nulla perché quella mappa
è distorta, quindi con questo tipo di georeferenziazione, anche se continuasse ad inserire punti, non risolverei fondamentalmente il problema. Nell'ambito della baricentrica, come vedete, abbiamo inserito anche georeferenziazione catastale, perché chi vuole può utilizzare quella. Se schiaccio calcola, però, vedete, in automatico mi dice attenzione, secondo la circolare ti servono almeno 9 punti di controllo, quindi non puoi continuare perché ne hai messi 4. Vi porto direttamente alla multizona, che è quella che mi disegna i triangoli sulla mappa, schiaccio il bottoncino calcola, vedete che... Vedete che praticamente sono... gli scatti sono scesi, li ha portati a 0,13. Guardate, io ho messo solo 4 punti. Se continuassi ad irrigidire quelli che sono i triangoli e schiaccio calcola, vedete che lo scarto scende sempre di più. Vi assicuro che, vabbè, in questo caso, vista la deformazione della mappa, posso utilizzare solo questo tipo di... con 4 punti arrivo al massimo. Grazie. Sì, lo aspettiamo. Allora, si sente lo stesso? Devo farlo prima. Ok, mi sentite? Benissimo. Con questo tipo di deformazione, con quel tipo di mappa, anche se andassi a aumentare la rigidità dei triangoli, non risolverei il problema. Al massimo arriverei a 0,08. Come ho portato a un centimetro la deformazione su questa mappa particolarmente disastrata? Inserendo 11 punti di controllo più 2 crocevoglio sul territorio, ok? Quindi ho messo 11 punti sul reticolo parametrico e 2 di aggiuntivo e crocevoglio sul territorio e ho ottenuto un'approssimazione di un centimetro che per quella mappa è il massimo che si poteva fare. Guardate, una cosa interessante è che una volta che schiaccio georeferenzia mi salva anche la georeferenziazione, perché io mi accorgo che ho lavorato, me la salvo, me la metto sul tablet, vado in campagna a prendere i 2 punti che conosco e continuo a lavorarci sopra. Ok, mi apre anche, è in tempo reale perché non ci abbiamo niente di precotto, come si suol dire, qui sto lavorando in tempo reale su quella mappa. E che cosa farà? Oltre a georeferenziare, a disegnarmi i poligoni, i triangoli sopra la mappa, mi va a produrre anche un rapportino di georeferenziazione molto molto utile, perché se io fra 2 anni riprendo questa cosa in mano, sì, ma sta mappa come la georeferenziata? E qua ti dice tutto quanto quello che hai fatto, che hai utilizzato, eccetera. Faccio uno zoom estensione così vediamo la nostra mappa, vedete i triangoli disegnati. Abbiamo detto che solo questa non... Adesso io qui posso fare tutto, no? Se faccio la misurazione tra 2 parametri consecutivi, adesso non faccio lo zoom preciso giusto per farvi vedere, ma la lunghezza è 200, adesso ci siamo, posso desumere le informazioni lineari, eccetera. Abbiamo detto che questa non basta, quindi la integriamo con gli estratti di mappa. Non vi faccio vedere tutto topos, ma sappiate che qui potete prenderò solo il modulo per georeferenziare, oppure tocando la parte di topografia che fa anche catasto, pregeo, eccetera, eccetera. Mi disegno 2 nuovi layer, uno lo chiamo estratto e uno lo chiamo reticolo. Estratto lo attivo, faccio ok, su questo layer vado a importarmi l'estratto di mappa. Neanche qui metto il fattore di scala, vediamo un attimo le proprietà così ce l'aggiorna. E ora, vabbè, ulteriore problema è che più avanti andiamo e più peggioriamo le cose. Prima disegnavo il reticolo parametrico, ora mettono le tacche sugli estratti di mappa, quindi io già qua, se volessi georeferenziare per cambiare il punto, ho la prima difficoltà, perché come faccio a posizionarmi col cursore? Allora cosa faccio? Mi attivo in questo caso il layer reticolo, gli do un colore blu così lo vediamo, prendo la linea, mi attivo anche l'orto, faccio lo zoom, cerco di essere preciso, capite bene che sono operazioni da fare con calma in ufficio, ma io ci proverò lo stesso. Ecco qua,
giusto per prendermi 4 punti. Ecco qui. Va bene. Adesso provo a georeferenziare, quindi georeferenzia, seleziono l'immagine, mi attivo anche lo snap di intersezione, questo è il primo punto che sta a coordinate 5, 5, 2, 5, quest'altro punto, io me le sono scritte prima, se no dovevo fare il calcolo, mi scocciavo di contare. L'unica cosa, sappiate che adesso il passo non è più 200 per 100 metri sugli estratti, quindi qui questo punto mi va a 5, 9, 2, 5, questo qui mi va a 5, 9, 2, 8, ancora questo qui mi va a 5, 5, 2, 8. Fatto questo lavoro gli dico tasto destro, lascio la baricentro, la schiaccio calcola, guardate gli scarti come sono bassi. Perché? Anche con la baricentrica sono così bassi gli scatti. Perché ce lo danno già in elettronico il file. Quindi l'unico errore è il graficismo che vi raccontava il collega prima. Cioè io qui l'unico errore che vado a commettere è quando disegno quel reticolo per prendere il punto. Ok, quindi quell'unico errore che faccio lo commetto io qui sopra. Lasciate perdere che non sono attendibili, ma l'unico errore che faccio è quello lì. Mi disattivo il reticolo parametrico, perché non mi interessa più così non lo vediamo, ed ecco che la mappa è stata sovrapposta. Vi parlavo prima di impostare trasparenze, clicco il bottoncino, seleziono l'immagine, il colore trasparente per me deve essere il bianco, quindi viene scontornato l'estratto di mappa. Ancora possiamo attivare delle impostazioni come colorazione da layer, per esempio. Significa che il mio estratto di mappa prenderà il colore del layer sul quale l'ho posizionato. Per esempio, per avere una sovrapposizione lo voglio in viola perché lo vedo meglio, quindi vedete che riesco ad avere tutte quante queste agevolazioni che mi consentono di lavorare sempre più velocemente su quelle che sono le immagini. Se prendete solo il modulo eventualmente di georeferenziazione, cioè avete tutte quante queste opportunità, ovviamente c'è anche la possibilità di vettorizzare quello che è il vostro file se lo desiderate, e una volta finito il lavoro cliccate il bottone e inviate tutto ad AutoCAD. Quindi in AutoCAD ci avete già la vostra immagine, le vostre immagini disposte sul layer già referenziate, sulle quali fare tutte le vostre considerazioni. Eventualmente potreste anche pensare di utilizzare Topos per tutta quanta la parte topografica, a quel punto potreste importare il libretto e farci tutte quante le vostre considerazioni sopra, come la proposta di aggiornamento, come appare, eccetera eccetera. Giusto? Non ho ti rubo giusto un altro minuto per concludere il discorso. Sempre nell'ambito della georeferenziazione, sappiate che avete la possibilità di fare trasformazioni di tipo omografico. Che significa? Il cliente mi chiede di posto ipotizzando, rifare l'intonaco. Ormai non sappiamo se ci pagano, quanto ci vogliono, tutti quanti consigli a gratis, mi metto a prendere le misure, non perdo il tempo, scatto una fotografia, mi prendo 4 punti e mi vado a raddrizzare l'immagine. Io lo farò con i punti omologhi, ma c'è anche il metodo delle cadenti. Vi dico che questa qui è l'immagine da georeferenziale, questa qui è il primo punto che sta a coordinate 0, 0. Questo è il secondo punto che mi sono preso, che sta a coordinate 9.2, 0. Questo è l'altro punto, sto andando veloce, dovrei andare preciso, ma giusto per farvi vedere, 9.2, 6. E questo è l'ultimo punto, che è 0, 6. Fatto questo lavoro faccio tasto destro, mi fa il calcolo e mi raddrizzo quella che è la mia immagine. Anche qui vado a fare uno zoom estensione e qui adesso ho l'immagine pronta che, sulla quale posso effettuare misurazioni, distanze, aree, volume, eccetera, eccetera. Quindi da qui a qui
Sì, posso fare un po' tutto quanto quello che desidero, ok? Quindi tutte quante le considerazioni. Bene, un'ultima cosa prima che andate via, la faccio vedere perché ci tengo. Immaginate un computer vuoto sul quale non avete installato niente, se non il sistema operativo. Potete, tolgo questo elemento, tolgo che la rimetto eventualmente. Ah, ok. Inserite questa chiavetta, vi trovate da un vostro collega, eccetera, eccetera. Questa è l'alternativa ad AutoCAD. Con in più l'importazione dell'immagine raster. Tenete conto che un AutoCAD costa 1.400 euro, 1.200-1.300 euro in versione LT, GCAD ne costa un decimo e vi consente di importare anche l'immagine raster. Ci fate tutto quello che fate nel vostro AutoCAD, c'ha cioè tutti i comandi che vi servono di più. Riga di comando per la digitazione delle scorce della tastiera, stessi comandi, stessi menu, nativo di bugie, per cui avete la possibilità di lavorare con i layer, eccetera. Vi apro un file che mi ha dato un vostro collega, che è un CTR, perché lui voleva trovarlo subito per vedere come si comportava. Mi diceva che in realtà gli altri CAD, anche economici, hanno qualche difficoltà sulla gestione, sul file grossi, giusto per darvi l'idea di zoom, di pan, di tutto quanto quello che ci volete, potete eventualmente fare. Quindi una licenza di PG comodissima che potete portare appresso anche a casa, non c'è bisogno di installazione, lo spostate dove desiderate. Gestione dei layer completa, anche a gruppi, voglio spegnere tutti quanti questi layer, eccetera eccetera. Inserimento dell'immagine raster, disegno, inserisci immagine raster, quindi scelgo l'immagine, l'importo, ritaglio, eccetera eccetera. Va bene, io vi ringrazio, se vi auguro buone feste, lascio.